una delle massime che vengono insistentemente proposte da economisti della Bocconi, ma anche, lei citava prima, anche dalla pubblicità, con questa necessità, con questi bisogni che ci vengono in mente. Vorrei chiederle, qual è il ruolo dei media e dei politici in particolare nell'alimentare questo sistema che ormai è allo sbando basato sul consumo? Volevo capire qual è il ruolo dei media e dei politici rispetto a questa insistenza sul modello dei consumi, oltre ovviamente alla pubblicità di cui ho parlato. Sì, ma i media nella più grande parte sono al servizio dell'oligarchia mondiale, non solo al servizio dei governi, ma l'oligarchia mondiale, soprattutto come quando sono privatizzati. E allora fanno naturalmente la più forte propaganda per la logica del sistema. Basta pensare che in questi giorni in Francia, non so se è uscito un film bellissimo che si chiama Les abeilles et les hommes, sulla disparizione, la scomparsa degli api. Un film fatto da un austriaco, un su zero, e subito nei giornali francesi sono usciti delle pagine intere di pubblicità della Syngenta. Syngenta è legato a Novartis e che vende i pesticidi che sono responsabili degli api. E tutta la pubblicità ha detto: Syngenta prende molto cura dell'ambiente, molto prende cura degli api, cerchiamo il benessere degli api, eccetera. Allora, si capisce bene, anche, allora, non come vanno più dal televisore, non so che cosa fanno alla televisione, si vede che così, e so che la televisione è la più grande arma di distruzione mentale. E allora, si vede come questi messaggi e hanno dei programmi che sono soprattutto negli Stati Uniti, ma già da noi dei programmi che sono previsti per i bambini, ora negli Stati Uniti a partire di 3 mesi, ma programmi nelle scuole, programmi eccetera, e dove c'è sempre la pubblicità per convincere eccetera. Allora è davvero la macchina per colonizzare l'immaginario, e la colonizzazione dell'immaginario non va nel senso della decrescita, ma nel senso della logica del produttivismo, eccetera. Anche c'è tutta una pubblicità, basta pensare alla pubblicità che fanno le imprese petroliferi per il gas di scisto, che è una cosa molto distruttiva, eccetera. E anche, perché si deve fare. Ieri era il compleanno di Fukushima e per il nucleare diventa oggi si chiama sì, il nucleare lo prenderemo, ma rintenderemo la lezione di Fukushima, lo faremo un nucleare pulito, sicuro, eccetera. Posso fare una domanda qua? Sì, ci sono delle persone Secondo lei, per realizzare
crescita per noi occidentali, popoli tra virgolette sviluppati, è possibile evitare il percorso della condizione di schiavitù volontaria di cui parlava qualche anno fa il Vanillich in tempi non sospetti? Non ha capito, scusate, Presidente. Prova a Secondo lei è possibile evitare per noi occidentali il percorso della condizione di schiavitù volontaria ipotizzato qualche anno fa da Ivan Illich?